La continuità territoriale, la nuova tassa di 50 centesimi per le isole minori e gli interventi sull'accoglienza nei porti che ricadono sotto la tutela dell'autorità portuale di sistema Sicilia Occidentale che si estende sulla costa che da Termini Imerese arriva fino a Porto Empedocle è stato il tema dell'incontro di oggi. Il dottor Pasqualino Monti, presidente dell'autorità, ha anticipato la prossima apertura a Trapani di uffici dell'ente e quindi una maggiore presenza sul territorio relativamente al nuovo balzello che viene ad aggiungersi alla tassa di soggiorno. È stato fatto rilevare che ne saranno sollevati gli isolani e i lavoratori pendolari, ma anche aree di attesa dignitose sono state richieste dai sindaci. Purtroppo noi non facciamo parte come sindaci della governance della autorità portuale di sistema. Ci siamo battuti fino ad oggi per evitare che ricada questo aumento sui residenti, sui pendolari e chi viaggia per le isole con frequenza, e quindi questo è un primo risultato ottenuto. Se questo balzello dovesse essere applicato soltanto ai turisti, chiamiamoli così, che pagano il biglietto ordinario, a fronte di questo aumento ci deve essere una visibile, immediata, importante intervento di riqualificazione, qualificazione delle aree di sosta, delle stazioni marittime, chiamiamole così, non soltanto sul porto di Trapani ma nel nostro caso anche sulle isole. Su questo abbiamo fatto una battaglia come sempre, spesso. Oggi ringrazio il Presidente Monti di questo coinvolgimento delle isole. Penso che, a differenza di quello che è stato fatto qualche anno fa, noi non possiamo sicuramente, non staremo a subire degli interventi che comunque riteniamo positivi nella programmazione e lo sviluppo del porto di Trapani, che è poi un porto che ci interessa particolarmente. Proprio oggi è arrivata alla stampa una petizione a firma degli abitanti dell'isola di Marettimo, ma anche di tanti turisti che frequentano l'isola, proprio perché lamentano l'insularità, che è già di per sé un problema, legata anche al fatto che non ci sia proprio lì sull'isola di Marettimo un minimo di accoglienza. E non soltanto sull'isola di Marettimo si avverte particolarmente, ma anche a Levanzo e a Favignana non è che la situazione sia delle migliori. La petizione che noi raccogliamo e condividiamo è quella di avere maggiori garanzie e maggiori diritti. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, tante corse annullate, soprattutto dei traghetti, quando le condizioni meteo davvero sembrerebbero non proibitive. Su questo, anche su questo, abbiamo chiesto, al di là degli incontri, al di là della contestazione, chiediamo delle risposte urgenti, perché non possiamo penalizzare soprattutto nei mesi invernali i residenti, i pendolari, nei mesi estivi magari poi conviene a tutti un po' viaggiare, ma nei mesi invernali credo che riteniamo altrettanto importante non fare perdere questa continuità che ci riconosce lo Stato, l'Unione Europea, ma ci riconosce il diritto di vivere in un'isola.